online, diamo a lui immediatamente la parola. E ti ringrazio moltissimo. C'è un piccolo problema, che mi dicono che non sono abilitato per mettere il video, però per il momento spero che si risolva velocemente. E mi dispiace del disguido, ma io ero connesso dalle 10:30, però non riuscivo, sentivo quello che dicevo, che dicevate. Allora, molto velocemente. Mi sentite? Sì, benissimo, professore, la sentiamo benissimo, grazie. Va bene, mi dispiace che non mi vedete. Allora, quello che volevo dire, io vorrei parlare essenzialmente da un punto di vista non tanto eurocentrico, ma dal punto di vista mondiale. Ora, dal punto di vista mondiale è chiaro che noi abbiamo tutta una serie di problemi. I problemi sono dovuti al cambiamento climatico e, in seconda battuta, anche dovuti a problemi di esaurimento delle risorse. È chiaro che per combattere il cambiamento climatico serve uno sforzo mostruoso, cioè le cose non si fanno molto facilmente, non si fanno facilmente. Serve dall'altro un investimento colossale, non solo per la produzione di nuove fonti alternative di energia, serve un investimento colossale anche dal punto di vista scientifico, per trovare metodi di produrre energia, anche se rinnovabili, che siano meno inquinanti. Noi abbiamo il problema che molte delle cose che noi chiediamo, proposte che ci sono per ridurre le emissioni di CO2, si basano su materiali, cobalto, litio e così via, che sono risorse limitate e che poi fra 20-30 anni dovremo anche smaltire. Quindi è fondamentale questo. La cosa forse più importante dal punto di vista politico è che i paesi, diciamo, occidentali, i paesi, fatemi usare la parola un po' del moderno, ricchi, hanno inquinato enormemente nel passato a livello di CO2 e sono paesi che adesso si stanno attivando, almeno parzialmente, non enormemente, ma sono quelli forse più attivi nel ridurre le emissioni di CO2, mentre i paesi emergenti, i paesi essenzialmente in via di sviluppo, hanno più grosse difficoltà a adeguarsi alle politiche. Questo è abbastanza chiaro, che mentre se in India il consumo di energia è un ottavo di quello dei paesi tipo Europa o Stati Uniti, è chiaro che il discorso di ridurre il consumo di energia in India è un discorso molto difficile, lo stesso è un problema anche con la Cina, e non è un caso che questi due grandi paesi abbiano nell'ultima COP spostato l'impegno al 2060 e non al 2050. È fondamentale che ci sia, specialmente per paesi a economie estremamente fragili, come sono per esempio l'economia dei paesi africani, l'economia di molti paesi che stanno intorno alla fascia equatoriale, sono economie fragili, sono economie che poi sono le più danneggiate, se vogliamo, dal cambiamento climatico, perché rischiano siccità o problemi di questo tipo, inondazioni, come abbiamo visto nel Pakistan, ma con economia debole non sono in grado di far fronte ai cambiamenti strutturali dell'economia per il cambiamento climatico. È fondamentale avere un trasferimento importante di risorse che possono essere o in kind, mediante impianti di vario tipo per produrre l'energia, e che vada verso questi paesi. C'è un impegno internazionale nel passato di una grossa somma, tipo 100 miliardi di dollari, se ricordo bene, ma mentre molti paesi come l'Italia hanno pagato quello che devono fare, altri paesi come gli Stati Uniti e altri sono in grande ritardo. Quindi è assolutamente necessario muoversi in questa direzione, e come è anche assolutamente necessario
migliorare il livello dell'istruzione in generale, di capacità tecniche, e in particolare quello che è probabilmente fondamentale a permettere in molti di questi paesi l'accesso all'istruzione superiore da parte delle donne, perché in molti di questi paesi le donne hanno una grossa difficoltà ad arrivare per motivi di vario tipo a istruzione superiore, e quindi spingere verso l'istruzione superiore delle donne. Ma questo cosa si fa? Bisogna dare il voto di studio, bisogna mandare insegnanti, serve tutta un'attività in loco di formazione. Quindi questa è una cosa estremamente importante, come estremamente importante a questo punto fornire dei grossi impianti di produzione dell'energia, specialmente energia solare, che può essere ricchissima da quelle parti, e curando anche tutto il raccordo con l'economia locale per evitare che queste siano cattedrali nel deserto. E su questi problemi è chiaro che è fondamentale che il mondo sia coeso, cioè non possiamo pensare che questa sia solo un'iniziativa europea, dobbiamo trovare un accordo mondiale su questo, e questo un accordo mondiale su questo è estremamente difficile a fare in una situazione in cui c'è la guerra. La guerra, tipo la guerra in Ucraina, le minacce di guerra che sentiamo con la Cina, verso la Cina, tra la Cina e gli Stati Uniti, sono estremamente pericolose, non solo per il disastro, che spero che non avvenga mai, di una guerra termonucleare, ma anche perché rendono estremamente difficile delle posizioni coese in cui di grossi enormi trasferimenti di risorse da un paese all'altro in una situazione di guerra. Quindi è fondamentale che si riesca ad arrivare il più velocemente possibile, da un lato, a una tregua, a un qualcosa che fermi questo massacro in Ucraina e che possa essere punto di partenza per una pace giusta e duratura in quella martoriata regione, e dall'altro canto noi dobbiamo assolutamente l'Occidente, tutto il mondo deve assolutamente riprendere tutta una serie di trattati, una grande stagione di trattati internazionali che sono fondamentali per evitare il disastro nucleare. Uno dei punti fondamentali, per esempio, sarebbe un trattato in cui i singoli paesi decidessero di non usare per primi le bombe nucleari. Dichiarazioni in questo senso sono venute dall'India, sono venute dalla Cina, ma altri paesi tipo la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti e la Russia hanno sempre dichiarato nella loro dottrina nucleare che si riservano di usare più le bombe atomiche. Come è assolutamente necessario anche cose di dettaglio che sono fondamentali ma stanno un pochettino fuori dai fari dell'opinione pubblica, come il trattato sui missili intermedi è stato denunciato dagli Stati Uniti, ed è un trattato molto importante sul controllo dei missili che bisogna portare avanti. Quindi sono tutte queste, se vogliamo preparare la pace per evitare la guerra, dobbiamo assolutamente ricominciare a fare trattati che limitano l'uso delle bombe atomiche, limitano l'uso dei missili. E quindi questo è qualcosa che è assolutamente necessario, non solo per, come dicevo, per evitare una guerra nucleare, ma anche per fare un clima di concordia generale che possa essere fondamentale per il cambiamento climatico. Grazie mille.